per tantissimi motivi, perché è un film a cui tengo tanto, è stato per me un'occasione veramente di quelle un po' speciali che capitano poche volte, e quindi non vedo l'ora di vederlo e di farlo vedere anche alle persone che mi vogliono bene, che questa sera sono con me, mi accompagnano, da mio figlio a mia nonna, un po' tutti. Senti, Antonietta è una mamma molto particolare che ama talmente suo figlio che sembra che preferisce allontanarlo da sé per fargli avere una vita migliore, anche se temporaneamente ovviamente, e questo insomma non è scontato e ovviamente non senza sofferenza. Assolutamente, questo è un grande dramma che ogni guerra porta dietro, no? Le immagini di queste mamme che danno i figli dietro il filo spinato per permettere a questi figli di salvarsi, di vivere una vita e non di sopravvivere. Antonietta è una di queste donne che nel dopoguerra ha colto questa iniziativa meravigliosa, promossa e ideata da altre donne, quindi una staffetta tra donne, una staffetta con una mamma del nord, una donna che non è capace tanto a essere mamma, che non è tanto capace a dimostrare il suo amore, ma che in realtà compie il gesto d'amore più grande e più importante che c'è. Però poi il figlio quando è adulto lo comprende perfettamente. Beh, sono cose che a volte non servono le parole, no? Sono cose che uno ha dentro, che sente, che sa. Grazie. Questo è un film anche sui modi diversi di essere mamma, ecco. Assolutamente. Che cosa ti ha colpito di queste due modalità? Sono tutte e due in realtà molto, innanzitutto molto lontane da me. Io sono proprio la classica mamma napoletana, molto fisica, molto empatica, eccetera. Comunque parliamo anche di un'epoca molto diversa. Io penso che Derna, la mamma del nord, sia una donna che proprio non ci pensava ad essere mamma e che suo malgrado si ritrova in questa situazione e si innamora in realtà follemente di questo bambino con cui ci sarà uno scambio molto profondo. La mamma che interpreto io è una mamma molto mamma, ma che non sa abbracciare, che non sa dire quanto vuole bene a questo figlio. È una donna che viene da una guerra, che ha perso già tanto e che pensa solo a dare un futuro a questo figlio allontanandolo anche da se stessa. Qual è il messaggio che speri possa recepire, insomma, chi guarda questo film e pensi che un progetto di questo genere oggi sia attuabile? Io penso di sì, come abbiamo detto con Cristina Comincini oggi in conferenza stampa, siamo delle ottimiste noi di natura, quindi ci crediamo, ed è bello anche quando l'arte e il cinema mettono a servizio del pubblico una storia così potente e così vera come questa, che non tutti conoscevano, che è stata dimenticata, ma che invece può essere un grande esempio di come non esista nord e sud. Siamo tutti strettamente connessi, c'è una comunità globale quella in cui stiamo. Io in questa cosa credo molto, quindi io spero che anche i più piccoli che vedranno il film, tipo mio figlio questa sera, possa pensare che tendersi una mano in realtà è possibile sempre, che è una cosa stupenda da fare. Senti, prossimamente ci sarà anche un'altra sfida che ti attende, che è quella in teatro, sì, che hai annunciato. Sì. Com'è insomma sarà vivere questa nuova dimensione? Mamma mia, io non vedo l'ora, ho tanti progetti che ho tanto a cuore in questo momento. Finalmente torno a teatro con uno spettacolo che ho pensato da anni. In realtà finalmente lo porto in scena dal 22 marzo e sarà un atto d'amore a Napoli. Ecco, in questo periodo Napoli è proprio la protagonista del mio essere attrice ed essere cantante. Canterò a Napoli, reciterò a Napoli, farò tutto dedicandolo a lei in giro per tutta l'Italia, quindi io vi aspetto. A Sanremo ci penso un pochettino? No, per il momento tantissime cose, troppe novità, dove vado, come faccio? Grazie.